Torniamo per un momento alla nostra tabella dati. Manca ancora un'informazione per poter scrivere il programma, e cioè il tipo. Che cos'è il tipo associato ad una variabile? Ci sono alcuni linguaggi di programmazione che si dicono tipizzati perché richiedono che prima dell'utilizzo di una variabile venga dichiarato il suo tipo insieme al suo identificatore. Quindi le variabili, prima di essere usate, devono essere dichiarate. Java è un linguaggio tipizzato. Esistono comunque altri linguaggi che non sono tipizzati e quindi non richiedono questo passaggio di dichiarazione della variabile. Per esempio, il linguaggio JavaScript o il linguaggio PHP, che sono comunque dei linguaggi di scripting, il cui codice può essere inserito all'interno di una pagina HTML, non sono linguaggi tipizzati. Ogni linguaggio di programmazione ha un insieme di tipi di dati che si distinguono solitamente tra primitivi e non primitivi. Esempi di tipi primitivi sono gli interi, gli alfanumerici, i floating point, cioè i numeri con la virgola. E ogni linguaggio di programmazione ha anche delle parole chiave che permettono di rappresentare questi tipi di dati. Nel nostro esempio abbiamo detto che il lato e l'area sono dei numeri con la virgola e in Java i numeri con la virgola possono essere rappresentati con singola precisione, cioè con 32 bit in memoria. E in questo caso si dicono float, oppure con floating point a doppia precisione, cioè con 64 bit e in questo caso si sono identificati con la parola chiave double. Noi useremo il tipo double, per cui le nostre variabili sono di tipo double. Ora andremo a dichiararle nel programma Java. Passiamo ora a dichiarare le variabili lato e area. Possiamo dichiararle tutte all'inizio, scrivendo, cioè prima di utilizzarle all'inizio comunque prima dell'altro codice, scrivendo double e i nomi delle variabili, lato, virgola, area, punto e virgola. Quindi le variabili dello stesso tipo possono essere dichiarate sulla stessa riga separandole con virgole. Inserisco anche un commento per indicare che sto dichiarando le variabili. Il commento lo posso inserire scrivendo doppio slash, dichiarazione di variabili. Bene, se noi non eseguiamo questa importante operazione di dichiarazione, quando cerchiamo di usare lato o area, ci viene segnalato un errore. In Java non è necessario dichiarare le variabili tutte all'inizio. Le possiamo dichiarare anche prima di utilizzarle, poi vedremo un esempio in merito. In ogni caso, possiamo anche, per non dimenticarci di dichiararle, farlo all'inizio. Ora passiamo a codificare le varie istruzioni. Questa è la sezione che contiene le istruzioni che abbiamo ricavato dal diagramma di flusso. La prima cosa che dobbiamo scrivere quindi è scanner c uguale new scanner system.in. Potete subito osservare che scanner è sottolineato in rosso e se mi posiziono sopra la parola scanner con il mouse mi appare un box contenente alcune possibili soluzioni a questo errore. Che tipo di errore è? Beh, è un errore dovuto alla mancanza di importazione di questa classe. Scanner è una classe perché inizia con la lettera maiuscola. Tutte le classi hanno iniziale maiuscola. Non esistono altre variabili che hanno iniziale maiuscola. Quando noi vogliamo utilizzare una classe che non abbiamo scritto noi, la dobbiamo importare. Scanner è una classe di sistema, per cui è già presente e possiamo importarla semplicemente selezionando la prima opzione o scrivendo direttamente import
java.util.scanner. java.util è il package dove la classe è collocata. Pensate al package per il momento come ad una cartella, una directory. Dopo aver fatto questo, dobbiamo andare a produrre in output all'utente la richiesta di immissione del lato. Allora, stiamo codificando il blocco 1, così potete poi ritrovarvi sul diagramma di flusso. Blocco 1, system.out. Punto. Vedete che mi appaiono anche dei suggerimenti, ma io non li seguo e scrivo direttamente l'istruzione. System.out.println, aperta tonda, virgolette, inserisci il lato. Punto e virgola. Poi leggo il lato. Lato uguale C, la mia tastiera, punto, next, double, aperta e chiusa tonda, punto e virgola. Naturalmente, se il tipo di dato fosse stato un intero, avrei dovuto usare il metodo nextInt. Insomma, sulle dispense trovate, allegate al video, trovate l'indicazione di tutti i metodi della classe scanner che variano in base al tipo della variabile. Andiamo a codificare il blocco 2. Il blocco 2 è una semplice assegnazione. Area uguale lato per lato. Punto e virgola. Infine il blocco 3. System.out.println, aperta tonda, abbiamo detto accompagniamo l'area con una frase, area uguale, più l'operatore di concatenazione di stringhe, area, punto e virgola. Salviamo e il nostro programma è completo. Si tratta ora di vedere se funziona correttamente. Eseguiamo il programma cliccando su questa freccia verde. Vedrete comparire la console con inserisci il lato. Clicchiamo sulla console e inseriamo il lato, per esempio lato 2, e poi premiamo invio. Come potete osservare, nella console appare il risultato del calcolo, in effetti l'area di un lato di un quadrato 2 è 4. Chiudiamo la console. Prima di terminare questa lezione vorrei ancora farvi vedere due varianti. La prima variante ha a che fare con questo calcolo, lato per lato, che è corretto. Ma se volessi calcolare lato al quadrato con Java, come potrei fare? In questo caso è necessario utilizzare un metodo della classe MAT. Pensate a MAT come se fosse una libreria, e all'interno della quale è definita una funzione che permette di calcolare il quadrato di un certo numero. In effetti, il funzionamento del metodo che permette di calcolare il quadrato è proprio questo, cioè si trova all'interno di quella che in Java si chiama classe e non libreria. Allora, proviamo a sostituire al posto di lato per lato la chiamata a questo metodo. Occorre scrivere mat con la M maiuscola, proprio perché mat è una classe. Punto pau. Pau è quel metodo, se vogliamo, quella funzione che permette di calcolare il quadrato di un numero. Tra parentesi tonde dobbiamo andare a specificare la base della potenza, che nel nostro caso è il lato, e poi come secondo argomento, separato quindi da virgola, l'esponente.
2. Ora possiamo andare a chiudere questa istruzione con un punto e virgola. Potete provare voi che l'esito sarà sempre lo stesso. Un'altra variante riguarda invece l'input-output, però per non modificare questo codice, ritorno al quadro che avevo in precedenza, chiudo questa classe, salvando naturalmente le modifiche, e creo un secondo package. Allora, clicchiamo con il tasto destro del mouse su SRC, e andiamo a creare un secondo package. Inserisco sempre il mio nome, voi inserite il vostro, punto quadrato 2. In questo modo io sono in grado di utilizzare classi con lo stesso nome all'interno dello stesso progetto, distinguendoli, separandoli in package diversi. Finish. Copio la classe quadrato, cliccando su di essa con il tasto destro del mouse, copy. Poi mi posiziono sul nuovo package, tasto destro del mouse, paste. E adesso se espandiamo questa cartella, troviamo, facendo doppio clic, possiamo aprire la classe quadrato. Modifichiamo ora le istruzioni di input-output per utilizzare delle finestre di dialogo. Per quanto riguarda l'input, non abbiamo più bisogno della classe scanner. Possiamo anche eliminarla ed eliminare anche la direttiva di importazione. Al posto della classe scanner utilizzeremo la classe JOptionPane per effettuare l'input e per effettuare l'output. Vediamo come. Anche queste due istruzioni del blocco 1 non servono più, per cui vado a cancellarle e al loro posto scrivo JOptionPane, la classe che mi permette di creare le finestre di dialogo. Punto show input dialog, aperta tonda. Qua dentro inserisco la stringa che voglio che appaia video per l'utente. Inserisci il lato, punto e virgola. Ho dimenticato le virgolette. Questa riga di codice mi permette di creare una finestra di dialogo per acquisire l'input. Questa finestra di dialogo contiene una casella all'interno del quale l'utente inserirà il valore e un pulsante OK e un pulsante Annulla, OK per immettere il dato, Annulla per annullare l'operazione. Il dato che viene inserito dall'utente deve essere catturato nella nostra variabile lato, per cui occorrerà andare a scrivere double, no, lato uguale. Però anche così c'è qualcosa che non funziona. In effetti, lato è una variabile di tipo double, mentre ciò che l'utente inserisce da tastiera attraverso una finestra di dialogo è sempre e comunque una stringa, un insieme di caratteri, anche se rappresenta un numero per l'utente. Di conseguenza, prima di assegnare il dato di input alla variabile lato, occorre fare una conversione di una stringa in double. Per fare questo si scrive double punto parse double aperta tonda, cancello questa parte, all'interno lascio quello che avevo scritto in precedenza, aggiungo solo una parentesi tonda chiusa al fondo. Ecco, adesso l'istruzione è corretta perché il dato viene convertito in un double.
Per effettuare l'output invece useremo un altro metodo della classe JOptionPane e scriveremo JOptionPane.showMessageDialog aperta tonda, per il momento scriverete null come primo argomento e come secondo argomento quello che avevamo in precedenza nella system.out.println, cioè area uguale più area. Vediamo quindi, notate naturalmente che è stata importata la classe JOptionPane automaticamente, salviamo e andiamo ad eseguire il programma con questo nuovo input-output. Clicchiamo quindi su Run. Come vedete appare questa finestra di dialogo, inseriamo il lato, per esempio 10, ok, e ci compare un'altra finestra nella quale è rappresentato il risultato. Cliccando su OK la finestra si chiude. Vediamo ancora una piccola variante. Ho detto in precedenza che non è necessario dichiarare tutte le variabili all'inizio, ma solo quando è necessario, cioè prima del loro uso. Questo significa che invece di dichiarare tutte le variabili, lato e area qui, possiamo dichiararle prima di usarle. E cioè possiamo scrivere double lato in questa riga di codice e double area in quest'altra riga di codice.